Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono GlacialSphere ed oggi giocherò insieme a voi Lucio, nella sua skin rana spaziale dorata. Allora, Lucio l'avevo leggermente provato durante Overwatch 1, ma non l'avevo mai giocato veramente, quindi leggiamo le sue abilità. Spara una scarica di proiettili di energia sonica, ok. Ultra, barriera sonora, fornisce salute aggiuntiva temporanea agli alleati vicini, la conosciamo bene questa. Poi, mentre vado al punto, Alterna due canzoni, vibrazioni curative guarisce gli alleati vicini, vibrazioni rapide ne aumenta la velocità, perfetto. E volume al massimo migliora l'efficacia della tua canzone. Onda d'urto, tipo il tasto destro, crea un'onda corta gittata che respinge i nemici. Ok, spazio, salta contro un muro e lo percorre perpendicolarmente. Tipo così? Ok. Ok, è un casino usare Lucio. Va bene, vedremo un po', Intanto mettiamoci la cura. Ma abbiamo Torbjorn con la torretta. No! Via! No, dai! Mi ha grabbato Re Rodog, ma che sfiga! Ah, poi lei mi ha ucciso a caso! Ma l'avete visto che stava sparando contro quello sopra? E probabilmente, boh, gli è venuto uno spasmo nel braccio, ha abbassato la mira e ha ucciso me con esattamente una pallina in testa. Se non è scritto questo, ragazzi. Arrivo! Dai, avevo pure doggiato. Avevo pure fatto un passettino indietro per schivare il colpo, ma mi ha grabbato comunque. Ma questo che spara a caso. Madonna, ragazzi. Che rabbia quando la gente spara a caso su Overwatch. Che è il modo con cui si fanno gli headshot. Questa cosa non me la arriverà dalla testa nessuno. Gli headshot su Overwatch si fanno a caso. A meno che uno sia un mega pro player che gioca tutta la vita su questo gioco. Gli headshot si fanno letteralmente a caso. Bisogna trastare il progetto, raga. Vedete, io gli ho fatto headshot a caso. A casissimo. Sotto la mia protezione. Basta sparare a caso e fai headshot in questo gioco. Il gameplay di Lucio non è molto entusiasmante, Dai, curiamoti. Laghino. Ah, cavolo, eravamo riusciti a sopravvivere però. Dai. Eravamo riusciti comunque a sopravvivere un po'. A livello di cure, Lucio, niente male. Certo, per giocarlo bene mi rendo conto che bisognerebbe tipo fare parkour sui muri, fare queste cose qui, Cioè, il problema è che io non sono molto pratico. Già non sono molto bravo a mirare. Se poi metto pure a fare queste cose qui, buonanotte. E in più queste cose sarebbe bene farle con la...
con la vibrazione curativa tolta, con quella della velocità bisognerebbe farne. Ok, hanno preso Risa. Attenzione, ok, tiramolo via lui, bravi. Oh, raga, li abbiamo tenuti praticamente lì, li abbiamo arati in questa partita. Non grazie a me sicuramente. Io in qualità di support mi sono limitato a rimanere indietro e a fare un bel po' di cure in giro ad area. Sparare ogni tanto a caso per cercare degli headshot. Qui è quando ulta, vero? Sì, ha preso tre persone. Che aveva ammazzato solo me in realtà. Ok, no, ha ammazzato anche lui. Ok. Quindi niente male questa prima partita con Lucio. Andiamo subito a fare una seconda partita, sempre con Lucio. Eccoci qua, partita trovata, andiamo sempre con Lucio. Magari cambiamo skin, che dite? Andiamo con Capoeira. Vai, Capoeira. Andiamo con quello. Abbiamo poi anche una Moira, niente male. Poi avremo Genji e Orisa. Ok. A livello di cure Lucio davvero fa un botto, specialmente se giocate secondo il playstyle che vi ho fatto vedere nella scorsa partita. Cioè rimanendo indietro, non cercando di fare flank di sto cavolo andando in giro. Rimanete indietro, continuate a sparare i vostri proiettili sonori qui, i vostri proiettili sonici o come cavolo li chiama lui, proiettili di energia sonica e via. Bon. C'è un'ammirevole aura di pace. E vi mettete qui. Mantenete sempre l'aura curativa. E quando incontri e via. Non proprio innocenti? Praticamente state curando a spam in continuazione la gente. 5, 4, 3, 2. Ah, vedete lì dove c'è al centro, vedete anche il numero di persone che sono all'interno della vostra area aura curativa. Sì, io l'avrei buttato via però lui, eh. Io l'avrei buttato via, avrei usato il mio tasto destro. Perché non ha funzionato? Però giusto per capire. Perché hai reso inutile la mia abilità, Overwatch? E di nuovo, è giusto per capire. Anche perché è grazie a quello che hanno vinto. Vabbè, oh. Niente. Overwatch ha deciso che questa volta devo perdere, rendendo completamente inutile una mia abilità. Ma ancora, ma non va! Ma devo stare ancora più vicino? Forse sì, forse devi stare ancora più vicino. Che botta! Attenti a quella Widowmaker là sopra, eh. Guarda là. Dai, mi ha one-shottato.
Io mi sa che però ho fatto una cazzata. Mi sa che con il mio tasto destro ho buttato fuori tipo tutta la gente dalla ulti di Orisa. Credo di aver fatto una cavolata tipo quello. Allora, il nostro altro support ha curato 220. Avete capito per qual è il motivo per cui stiamo perdendo? Penso che sia addirittura uscito e sia entrato un altro. È entrato il Uvatar, il dio del Signore degli Anelli. Andiamo bene. Niente raga, sono io che devo fare DPS, ma vi rendete conto? Ma dove cacchio va Orisa? Vabbè. Perfetto, one shotato di nuovo. Il Uvatar non ha curato, è arrivato là ed è morto. Bene così. Ci servono un po' di buone vibrazioni. Ecco, metti un po' di good vibes, vai. Vabbè ragazzi, cioè pure saltando ti prendono in testa, ma che è sta roba? Forse non mi ha preso in testa lei però, Che fretta c'è? Boh, ha completamente mirato comunque a caso. Sembrava che seguisse anche ogni mio singolo salto. Un po' sospetta quella cosa, posso dirlo? Niente, vabbè, morirai probabilmente. E ti continuo anche a curare, però. Lo teniamo un po' tempo io lui, va bene? Ole. La facciamo? Bravi. Oh, pur predictando dove possa andare loro, dove possono andare, fa comunque una fatica a colpirli. Mentre loro via di headshot. Easy proprio. Curiamo la gente. Fuori dalle balle. Dai, l'avevo pure counterato bene questa volta. Lui aveva saltato per venire addosso a noi e l'avevo spinto via. Niente, comunque riuscito a ucciderci tutte. Peccato. Stavo solo facendo le prove. Riposizionamento. Recuperiamo il ritmo. E sono il tattico attivato. Farebbe cosa non buono. Crepa. Assist accelerato. Quanti danni fa esattamente il tasto destro di Lucio? Ma dove cacchio lo tira il campo di immortalità, tra l'altro? Non ho ancora capito. Perché lo tiri sempre così lontano? Attenti, via. Buono. Generazione
Niente, è iniziato a toltare. Grabbali. Perché non li grabba? Bravo. Dai, è morto. Raga, potete stare attenti per favore a non farvi uccidere in continuazione, eh? No, giusto per capire. Ah, dannato. Solamente con l'aimbot potevano uccidermi. Guarda, solamente con l'aimbot. Ero ormai andato in una sorta di trance agonistica incredibile. Cioè, solamente con l'aimbot potevano uccidermi, guarda. Quando siamo tutti così vicini, Winston ci va a nozze. Sono riusciti comunque a resistere? Vabbè. Niente, è andata. Mortissimo, peccato. Stava andando bene là. Cioè, oddio, abbiamo iniziato da cani. Hanno fatto praticamente i primi due punti gratuiti. All'ultimo stavamo riuscendo un po' a resistere. Azione della partita davvero Widowmaker. Complimenti. Vabbè ragazzi, boh. Boh. Complimenti a lei però, insomma. Allora, andiamo a fare quindi la ultima e terza e ultima partita con Lucio su Overwatch 2. Eccoci qui di nuovo con Lucio. Se ti costruissi un e siamo pronti. Vai, questo vuole fare canestro. Proviamoci anche noi. Le invenzioni servono 5 minuti per avviarsi. Allora, è successo una volta sola. LOL. Ok, vai. Bello. Ah, no, troppo lungo, decisamente. Andiamo. 2, 1, lavoro. È la mia parte preferita. Sono prontissimo! Ok, una volta arrivati al punto qui, cambiamo la musica. È giusto. Servono pure! Bomba queste casse! Ma sono morti tutti, ragazzi. Boh. Team di merda di nuovo? Oh, quanto devi star vicino esattamente? Facciamoci sentire! Raga, ci sarebbe un Reaper da ammazzare qui, no? Niente. Il nostro Genji è sempre morto, non si capisce bene perché. Niente, distrutto. No, raga, sto team è proprio una merda. L'ho già inquadrato purtroppo. Vanno a caso, non si capisce dove siano. Prendono sempre i momenti più, i percorsi più stronzi per arrivare all'obiettivo e non farsi curare. Guardali, sempre morti.
Appena esci dall'obiettivo poi c'è quello che ti ammazza. Unitevi a me sull'obiettivo. Uno scontro impari, fate attenzione. Niente, ero riuscito pure ad ammazzare Reaper in 1v1. Pensa a te. Ah no, c'era anche la torretta che mi dava la mano. Infatti mi sembrava strano di essere riuscito a farlo. Boh ragazzi, facciamoli vincere a tavolino la prossima volta, se non volete nemmeno provarci. Questo guarda dove ha messo la torretta. C'è letteralmente un griefer. Usciamo magari da questo posto, no? Che il coso ci tira dentro le bombe. Usciamo da questo posto, che dite, eh? Appunto, via. Qua tra l'altro io dovrei sfruttare molto meglio Lucio, perché potrebbe riuscire a buttare giù la gente, ma non siamo nemmeno riusciti ad arrivare a toccare il punto. Cioè, rendetevi conto di che team mi ha messo. Boh. Guardate i loro danni. Io alla fine 1300 cure e da gente che è sempre morta mi sembrano comunque oneste. Ripeto, gente che è sempre morta. Questo che è più guarda è sempre morta. Abbiamo una Tracer che ha fatto 1000 danni, che per carità ci sta anche. Un Genji con 1000 danni, non si può vedere. Genji dovrebbe fare molti più danni. Dovremmo cominciare. Tosta. Poi io a livello di danni ne ho fatti aumenti quasi quanti i nostri danni, per farvi capire. Boh. Dai, andiamo. E qua dovrei riuscire a buttare giù la gente. Cioè questo, il mio compito dovrebbe essere quello. Dovrei concentrarmi su quello al posto di andare a provare a curare sti morti in piedi. Tipo facendo così, no? Peccato che non ci sia riuscito. Prima uccidere. Ah, beh, Reaper ovviamente. Boh, raga, cioè, non capisco sinceramente. Non capisco cosa dovrei fare per vincere queste partite. Semplicemente si go next. Si fa go next. Andiamo alla prossima partita. Guarda un po' te. Boh. C'è Reaper che ci viene in faccia senza alcun problema. Non riusciamo nemmeno a uscire dalla base. Boh. Se vi sembra normale una cosa del genere. Boh, sanno pure che sto arrivando lì. Cioè, non capisco. Cioè, lui a quanto pare lo sapeva. Guarda, non c'era niente. Non c'era niente per sapere che io stessi arrivando lì. Questi sono cheater, ragazzi. GG va ad Overwatch per aver ammesso dei cheater. Questi sono cheater totali. Guardalo, guardalo ancora che spara qua. Vai giù nella grotta lì. È un talento naturale, baby. Come dietro di me. Facciamoci sentire. Che fa? Mo sarà un casino. Ma uccidi me, bravo. Uccidi solo me. Complimenti. Anche se, boh, probabilmente sono comunque il giocatore più pericoloso del team. Non lo so. Visti gli altri. Arrivo, arrivo. Niente, la gente muore. Sono qua io, gente. Niente, è arrivato Reaper. È arrivato il livellatore. Via. Boh, Tracer si sta facendo una vacanza di bellezza. Non ho capito. Cioè, io con Lucio ho fatto più danni di lei.
Va bene. E niente ragazzi, ultima partita pessima. Ringraziamo Overwatch per questo, per aver creato due team molto molto equilibrati. Elogio ricevuto, beh, grazie. Azione migliore della partita Reaper, che ha potuto giocare in maniera totalmente indisturbata per tutte e due round, perché nessuno lo andava ad uccidere, nessuno andava a mettersi contro questo Reaper in qualche modo. Guardalo, tranquillo, nessuno lo cagava. Nessuno. Comunque, io vi ringrazio per aver seguito questo video dove abbiamo giocato Lucio. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, magari facendomi sapere cosa ne pensate di Lucio, oppure dandomi dei consigli su come usarlo al meglio, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!